Mi ero mutato per farvi sentire l'intro senza il ritorno di cuffia. Ho detto, eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Bentornati. Benvenuti. Questo non è più lo spirito della riscoperta live. Questa è una blind run. Totale. E completa. Del capitolo 2 di Deltarune. Che oggi comincerò con voi. Completamente alla cieca. Io non so niente del capitolo 2. Furkae è l'autore di questa opening che ormai fa parte come concept di contenuto di Sutorima 2.0. È meraviglioso vederlo così evolvere sempre di più come obiettivo e sorpresa per ogni serie. Allora, quello che avrei intenzione di fare è molto particolare. Sotto questo punto di vista, infatti, vi chiedo un'ultima opinione. E se, mantenendo la chat a schermo, la oscurassi dai miei occhi? Se facessi una blind completamente priva di ciò che è l'interazione con voi? Salvo ovviamente i ringraziamenti per sub e supporto diretto che appare in un'altra schermata. Vi piace, eh? Siete d'accordo? Apprezzate la forza di una vera blind. Questo includerà quindi anche le speculazioni? O durante le speculazioni preferireste che io dia un po' di spazio all'interazione insieme? Anche le speculazioni. Ogni cosa. Quindi una blind completamente da osservare lato vostro. È forse questo un indizio del fatto che il capitolo 2 sia denso? Che sia massiccio. Io sono curioso, ragazzi, perché non ho idea di come possa cominciare la storia. Come può cominciare la storia del capitolo 2 dopo che Chris si è liberato del controllo forzato che la sua anima aveva sotto il nostro potere? Va bene, allora io vi dico. Grazie a tutti. Hype Train. Preziosissimo. La vostra aspettativa è il mio baticuore. E vi dico, uno ad uno, grazie. Sir Manuels, Gold Berserk, Darien Itai, Akumushiro, Lily JK, Jova Jag, VBK4747, Andrea 99J, 90JP, Darklink 315, Phoenix Wrong, Papinji, Capitano Quack, Kongseraph, Angix, Gematria, The Cuckoo Nest, Seshorama, Alberto Pivetta, Aiutatemi, 96, Fedespatto e Gabriele. Grazie per aver quasi fatto raggiungere l'hype train di livello 5, grazie di dimostrare questa carica, grazie di apprezzare così tanto tutti voi, il persino oscurare voi stessi dalla mia esperienza. Mi mancherete in realtà. Mi mancherà moltissimo, è molto tempo che non oscuravo, nascondevo la chat, ma non lo farò stavolta dal contenuto. Siamo qui, siamo blind, siamo insieme. Una cosa che però è effettivamente diversa è che avremo la moderazione per qualunque effettivo filtro importante che si decida o decidiate tutti arrivi a me. Che non sia quindi uno spoiler o qualcosa di troppo influente o negativo. Saremo in costante focus. Grazie, tip. Solo tempo. Accadrà. E quindi io. Sono solo.
Sono solo. Ok. Era molto tempo che non mi trovavo in completa solitudine dinanzi a una blind run. Ancor più strano riviverlo sussuto rima. Permettetemi allora di chiedervi, in una distorsione temporale, un'opinione su qualcosa che chi è pronto a ricordare cosa deve rappresentare per me. Sottorima 2.0 potrà intuire facilmente già da adesso. Chissà se state apprezzando la thumbnail, che ci sarà ovviamente sul backup YouTube. Vado. Jekyll. Jekyll senza i filtri della prigione. Comincia il capitolo 2 dal file del capitolo 1. Sabaku, 470 minuti e 6 secondi. La tua stanza, chapter 1 end. I capitoli saranno 7. Molto curioso di scoprire quanto lungo sia il capitolo 1, perché ho il presentimento che questo progetto sia veramente gigantesco. Un po' una sorta di eredità di vita di Fox. Parlo spesso di questi concetti, visto che tengo ad averne una anch'io. Postino, Nemes, Gianluca, grazie di cuore. Apprezzo le parole. La host è nuova, tra l'altro. Vi abbasso un po' il volume e si va. La host è nuova in stile Fox. Conosciamo le note, conosciamo a cosa si riferisce, ma è una ricomposizione, una reinterpretazione. Chris, tesoro, sei sveglio? Aspetta, è quello un coltello? No! Era un incubo. Non era affatto. Oh sì, la chat ha ragione. Se vogliamo essere proprio super precisi, mi sono fatto coinvolgere in maniera molto appassionata dal partire in blind, ma cosa che avevo già fatto in originale run su Deltarune. Possiamo leggerci i dialoghi segreti, tra virgolette, nel caso si uccidesse Jevil all'interno della prigione, o si sconfiggesse, più che facesse stancare, no? Vediamo un po'. Perfetto. Noi ce lo godiamo adesso per essere precisi. Perfetto. Vediamo un po' se... Ok, ecco qua. Aftermath. Vediamo se per caso in questo video abbiamo anche il momento nel quale viene sconfitto. Pubblicità.
Grazie del reminder, ragazzi. Io sono così coinvolto che mi stavo facendo passare. Vediamo. Allora, qui sembra essere stanco. No. Vediamo un po'. Qui non lo hanno assolutamente colpito. Vediamo un po'. Jevil. Ok, ecco qua la kill. Perfetto. Perfetto, ci siamo ragazzi. Molto bene. Adesso ce lo guardiamo. Così facciamo una bella cosa. Non si parte con nessuna imprecisione. Grazie, chat. Sono presissimo. Che divertimento. Sei veloci, siete veloci, veloci, forti, forti. Ma ci sono più veloci, ci sono più forti. La mano del cavaliere si sta spostando in avanti, sta scivolando in avanti. Presto. La regina torna. E l'inferno ruggisce bolle dalle profondità. Lucenti, potete fermarlo. In ogni caso, va bene. Ok. 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 Grazie. Si cita la regina. Abbiamo il o i re, i semi, il jolly, la regina. E il cavaliere, che è una cosa completamente separata da tutto. Va bene. Va bene. Ok. Tornando a noi, tornando in blind, nel mentre non leggo una vostra parola. Chris, hai mangiato tutta la torta? Ha fatto un facepalm! Oh. Oh. Questo è il tuo coltello in questa padella vuota. Non è così? Oh, Chris. Dovrò per caso chiudere il forno di nuovo? Oh, dai, sbrigati. Giù dal letto. È ora di andare a scuola. Ho controllo. Anche dopo una lunga notte, l'alba è la stessa di sempre. Ci sono 5 dollari nel cassetto di tuo fratello. Li vuoi prendere? No, non sono tuoi dopo tutto. Katty e Katty possono essere viste come nomi sbiadatamente scritti con l'inchiostro di una penna a gel. Sul desktop c'è una cartella che si chiama Giochi Epici. Ma è Undertale. Ma è Undertale. O meglio, potrebbe, cioè, insomma, è abbastanza Undertale. Quando la porta è chiusa non c'è scampo, non c'è fuga.
È macchiato, il letto è macchiato. Questa macchia non è casuale, questa macchia non è poco importante. Il tappeto ha anche la runa a delta. Ok, Franco, Matte Farn, Mr. Frappe, grazie di cuore. Cosa? Non c'è musica neanche qui. In salone non può mancare. Ma davvero? Non c'è generalmente tempo per leggere libri adesso, su. Oh mamma mia, Asriel. Va bene, d'accordo. Andiamo. Immagino che io non possa. È ciò che chiamano te. Ok. Mamma mia. Una blind senza chat. Grazie Fuser, un piacere. Del pensiero e del dono. Non è ancora il momento di lavarti le mani. Vabbè, c'è un po' di pelo bianco incastrato. Non c'è già Asgore. Molte di queste cose le avevamo già lette. Oh, Mrs. Trashcan. Somehow its floral scent has increased. Ok, ha buttato anche gli altri fiori. Ha buttato anche gli altri fiori. It's Cheriel. Va bene. Ok, è attaccata ma è impolverata. Non viene utilizzata perché lei legge libri, ovviamente. Ok, un libro di inni. Beh, andiamo. Ok. Chris, eccoti. Anche Susie è venuta prima di te. Ehi, Chris! Se sapevo che saresti venuto tardi. Non sarei arrivata in orario. Susie, per favore, non dare calci al tuo sbanco. Tratta la proprietà scolastica della scuola come tratti le persone. Ok. La prossima volta mirerò i punti vitali. Non è quello che io. Ah, in ogni caso, buongiorno, classe. Abbiamo un sacco su cui lavorare oggi. Prima di tutto, cominciamo a leggere dalla pagina 142. Qualche volontario? Penso che potrei leggere. Non preoccuparti, Noel. Sta facendo il cavaliere? Ma c'è una ship in campo?
prenderò io valorosamente questo colpo umiliante, questa umiliazione. Va bene comunque, cioè io posso. Pagina 142. Ok. Era il tempo migliore. Erano i tempi migliori, erano i tempi peggiori. Erano i tempi mediocri, i tempi submediocri. Erano un po' bene, un po' male. Ecco, esatto. Mediocre times, iffy times, so tempi così così. Guarda che faccia, guarda che faccia! Ascoltando questa lettura, i tuoi occhi cominciarono a chiudersi automaticamente. Buona giornata a tutti! E per favore, ricordatevi il vostro progetto di gruppo! Chris? Stai bene? Stavi dormendo durante tutta la classe, tutta la lezione. Non ti preoccupare, non sono arrabbiata. Solo preoccupata. Di solito dormi soltanto all'inizio. Buona fortuna e riposa bene stanotte, ok? Chris non era riposato. Chris, tutta questa cosa della partner, non è che non ci hai dormito su, vero? Addirittura puoi dare una risposta a questa domanda? Va bene. Va bene. Va bene. Ma lo hai detto senza la minima intonazione negativa. Chris, come tua insegnante c'è un limite. Hai consigli... Oh no, cosa sta pensando? No. No. No, Alphys. No, Alphys, no. No, no. No, Alphys, no. Cioè, vabbè. Non ci posso credere. C'è un limite ai consigli per i quali sono qualificata. Ma se sei interessata, ho un consiglio, una raccomandazione. C'è, ecco, un podcast sparatutto che mi aiuta a dormire. No? Ok. Va bene. It seems to not be the time for class. Oh, Toby. Oh! Grazie del raid. Benvenuti ragazzi. Jack Crybaby, welcome to the Covenant. Handsome Jack, welcome back. Nefasto, anche a te. Frappe, grazie. Oh, guarda un po' chi c'è. Lo zombie di scuola. Stavi dormendo come un cadavere tutta la lezione. Che problema c'è? Problemi a dormire la scorsa notte? Anch'io, Chris! Come se potessi dormire dopo ieri! Solo aspettare per oggi è stato come... anni! Ma tutta quella roba è davvero successa? Lance, Ralse e tutti sono ancora... Guarda. Guarda, mazza, le espressioni sono pazzesche, sono stupende. Sono bellissime, sono molte più di Undertale. Stavi domandando te la stessa cosa, vero? Andiamo, andiamo, forza! E non c'è andata da sola, eh?
Ok, Chris. È questo il momento della verità. Tutto quello che stavamo aspettando è semplicemente dietro questa... Cioè, se la apriamo e non c'è niente dentro... Noi... saremo ancora... Ma non importa! Apriamola e basta! Susie? Sì? Noelle! Ehi! Cosa diavolo stai facendo qui? Scusa il disturbo, ma io... Ecco, io e Birdly stavamo andando alla libreria per fare qualche ricerca nel nostro progetto di gruppo e... Se va bene, vorreste venire con noi? Ah, ok. Oh! Stava ignorando... Stava ignorando Chris? Che volto nasconde, Noelle? Se l'è legata al dito che le abbiamo imbucato in ospedale. Ok. Ecco, cioè, siamo un po' occupati con... Chris, aiutami. Cosa ne diciamo? Sai, no, commettendo crimini. Stiamo solo facendo dei crimini per... andando in prigione. Per sempre. Fa schifo. Oh, suona un po'... divertitevi voi due. Io sarò alla libreria. Chris, se potresti portarla poi, dopo... Ok. Birdly è sicuramente una... Perché c'è una cimice sui miei fari? Cimice. Con la finestra chiusa, come hai fatto ad entrare? Cimice, vieni sul ditino. Dai, ti prego, vieni. Non cadere, dove sei caduta adesso? Dove? Dove ti ho messo il ditino? Camminaci sopra. Ci sono le casse lì, dove sei? Dov'è? Oh. Ma perché non... Ma potevi fare due passi? Non ci passo con le cuffie dietro. Dov'è? Quanto è caduta lontano? È caduta sotto la scrivania? Cimice? Sei lì? Come hai fatto ad arrivare lì? Ok. Allora. Ragazzi, non posso lasciarla girare. Cimice, per favore, sali sul foglio. Non volare via. Non andare sotto la scrivania. Non c'è spazio lì. Vai via. Non c'è spazio. Come dove cazzo sei? Dai, mamma mia, quanto sei rincoglionita. Dai, sali sul foglio. Non andare in retromarcia. È un foglio. Non è un predatore. È un foglio. Smettila di impaurirti e andare sotto la scrivania. Non faccio niente. Oh, vabbè, niente. Alla fine, l'unica soluzione è sempre prenderla con la forza, Mi vai sulla mano, per favore. Sulla mano. Dai, ti prego. La mano è di colore diverso.
non è un muro, è una mano. Come? Non può saperlo. Ve la faccio salutare, guardate. Aspettate. Metti a fuoco la cimice. Eccola! Va bene, non saltare. Vai. Puoi. Dai, su, piccola. Vai, brava. Era sul mio faro. Allora, dicevo, Berdly non è una presenza piacevole. Cioè, immagino che sia un tipo piuttosto stucchevole con cui passare il tempo. Per forza, cioè, è Berdly, ok? Mi sembra evidente. Ma c'è l'intera classe a cui chiedere compagnia. Per smorzare un po'. E nel capitolo 1 c'è questa paura e timore nei confronti di Susie. Tra l'altro qua guardate quanto dettaglio ha il suo sprite. Susie ha quasi degli occhi con le sopracciglia visibilissime, quindi che la rendono stupenda, no? È proprio questa stupendevolezza che mi fa riflettere. Perché l'unica cosa che mi viene in mente è che Noelle abbia una cotta. Cioè, è l'unica. Quindi abbiamo amore tra i banchi di scuola. Cioè, Berdly voleva fare il cavaliere con Noelle, ma Noelle vuole andare a farsi far compagnia da Susie, non solo per compensare, ma perché è Susie. Ed è per questo che ci chiedeva di lei nel capitolo 1. Potrebbe essere, ragazzi. Io non escludo niente. A dire il vero, aspetta un secondo. Susie, io ho una cosa per te. Ah, va. Guarda l'espressione. Vabbè, Susie si è molto ammorbidita, per fortuna. E in tutto questo noi, Xatamit, grazie, welcome back. È un sacchetto per il pranzo? Ma guardate le espressioni! Pieno di gessetto? Di gessetti? Oh! Aveva lei i gessetti tutto il tempo! Li ha dati ad Alphys. Ma che cazzo, Chris? È arrossita. Ecco, tienili tu. Aspetta, Chris. Ma che cosa diavolo è successo? Perché Noel lo ha chiesto a me? Per fare i compiti? Con lei? Desideri di morte? Vuole fallire? Aspetta un secondo. Chris, hai notato quanto nervosa fosse? Tipo arrossita, arrossendo e cose tipo quello? Chris, non pensi che lei è... Sta indagando sulle nostre identità segrete? Sai, no, questa cosa del mondo oscuro. Cavolo, dobbiamo tenerci veramente a bada, eh? Dobbiamo stare sotto le coperte qui su questa storia, Chris. Questa è la nostra cosa, lo sai, no? In ogni caso, basta aspettare, giusto? Andiamo.
Ah, proprio. Per un attimo ho pensato che fosse programmata per avere dei movimenti erratici. E invece, perché magari lei è un po' pazzerella e quindi ha movimenti erratici. Invece questo è il classico Final Fantasy VIII Movement. Ovviamente no, sto scherzando. Non è Final Fantasy VIII, ma è il capitolo, è il videogioco in cui vi ho mostrato nei miei contenuti per la prima volta questo giochino. Della coda di. Ok. Molto bene. Allora. Ci siamo. Chris. Susie. È stata una vita! Quindi, non si è più messo il cappuccio? E guardate, ci sono il negozio di oggetti, di armi, la locanda, un punto interrogativo. Già, già, è stato quanto, un giorno? Oh, questo è corto, è poco, giusto? È solo che non ho mai avuto amici prima. Ah, quindi è un giorno. Anche lì. Ok. E quindi non ho mai aspettato di nuovo così. Cioè, non ho mai aspettato così tanto per rivederli. Non ho mai avuto amici prima. Vabbè. Significa che proveremo a non farti morire di solitudine. Scommetto che Lancer vuol vederci anche lui, eh. Aspetta un secondo. E io sono un po' preoccupato per Lancer. Dov'è Lancer? Dove sono tutti? Oh, non preoccuparti, Susie. Li vedrai in un secondo. Aspetta solo un momento qui, ok? Ok. Ehi, meglio che questo non sia uno strano scherzo o qualcosa del genere. Grazie. Buffo. Chris, ho una cosa da domandarti. Ma l'espressione di Ralsei. Non mi sconfiffera molto. Non mi sconfiffera molto. Aspettate che mi sono dimenticato di togliere la chat. Ora siete di nuovo nascosti ai miei occhi. Non mi sconfiffera. Ho bisogno che tu torni al mondo della luce. Tu che cosa ne sai? E che tu vada nella vecchia classe. E da dove vieni? E da dove vieni tu? A est dello sgabuzzino. Dentro raccogli tutto ciò che è per terra. E portalo qui, potresti? Chris.
Sì, ma Susie è diventata di una dolcezza infinita. Ecco, è bellissima questa cosa delle reazioni in piccolo sotto. Non percorrerai più la via della morbidezza. Sembra chiusa, potrebbe non aprirsi mai più. Basta meta, Toby. Ok, vabbè. Le macerie sul terreno sembrano essersi impolverate. E... vabbè, qualcuno qui è... ci tiene veramente molto ai dettagli, sembra. Ma... oh, e questa cosa? Poi dipende che cosa intendono per Est, ovviamente, perché l'Est dando le spalle o quello universale dello schermo? Ok, quello universale dello schermo. È per togliere ogni dubbio. Quindi questa porta è importante. È come le salsicce di Undertale, no? E se me ne vado? E come sta andando, Chris? Ah, sono grandi! Tori! È uno... è gra... okay. Ah, giusto, il neutro! Va bene. È uno dei miei studenti favoriti. Una vera star. Oh, che bello. Non sta facendo niente di strano? Ah, no, no, è stato... è normale. Oh, ok. È rincuorante. È solo che sono stata un po' preoccupata ultimamente. Solo ultimamente. Insomma, non ci pensare troppo. Non preoccuparti troppo anche tu, ok, Alphys? Ti sto sempre a tifare, d'accordo? Grazie! Non puoi far scoprire a tua madre che stai cercando di bilanciare sulla tua testa in equilibrio una gigantesca palla di sporcizia. Ok. Abbi cura di te, esatto. Sì. Ogni tanto mi casca l'occhio su OBS, in cui c'è la chat piccola. E
Chris, so dove tutti... Sai dove tutti? Guarda come sono sbucati le... Anche gli edifici sono... Anche gli edifici sono... Però... Però il Dark World esiste. Facciamo una cosa. Sto per fare una cosa. Ok. Adesso OBS è talmente piccolo che non posso... Anche se... Guardo spesso OBS a volte per se la linea cade, se tutto va bene, se tutto funziona. Ora lo schermo l'ho rimpicciolito, non potrò neanche leggere i pixel che scrivevo. Indovinate un po' chi è tornato, Clown! Lancer! Ma quanta gioia c'è! Ehi, Chris, non so cosa hai fatto, ma... taglia forte! Sono tutti qui! Ma, cos'è successo a loro? Castello di Lancer? Tutto andato! Ah, andato? Giusto. Quando Chris ha sigillato la fontana... Quel... Quel Dark World è scomparso. Ed è tornato a essere una normale... Quindi dove... Dove vivrà Lancer adesso? Non preoccuparti, Susie! Conquisteremo il castello di Ralsei facendolo nostro! Chris, mentre porti i cittadini del Dark World, li fai tornare. Il potere della nostra fontana trasformerà questa città sempre di più. Da ora in poi, gli avversari che risparmiamo verranno... Ok, quindi i nemici che risparmiamo entreranno a far parte della città, del lab di gioco. Ma sta diventando un titolo super complesso a livello di densità di cose. E Ralsei, che parla in maniera così schietta, credo che l'abbia sentito anche Lancer. Ma escludendo che Lancer abbia sentito ciò che ha detto Ralsei, sicuramente Susie non si preoccupa troppo, quindi, di questa connessione mondo reale, classe, mondo oscuro. Mondo oscuro. E in ogni caso, perché non diamo un'occhiata in giro? Ralsei ha un'enorme consapevolezza di sé, guardate quanto è tranquillo, guardate le sopracciglia... molto riposate, il sorrisetto, il musetto conscio. Possiamo andare a nord, verso il castello. Ho una speciale sorpresa per tutti da farvi vedere. Ah! Non se mi sorprendo da solo prima! Dai, dai, Chris! Non ci vorrei, non vorrei farti battere da lui!
Wow. Bad Inspector lo siamo ancora. Dark Knight. Dark World Being. Has friends now. Livello 2. Livello 2. Che meraviglia, Lost. Carls. Ok. Ah. Huh. Tu che ci hai... condotto. Va bene. Io devo trovare il modo di tradurvi questo nel modo che vale la pena essere tradotto, perché è troppo bello come parla. Ma beh, questo posto d'arte è in qualche modo artisticamente mancante, manchevolente. Lo percepisco. Non potreste voi, tizi, ragazzi, forse dunque, portar qui un tiranno. Oh, ragazzi, so che io Lancer mi ha... E l'è chiamato, denounced, vabbè, vice padre, vice papà. Sono veramente curioso di vedere, praticamente sarebbe come una... Sì, nominato è in italiano, però... Oh, porca puttana, non lo sto rimpicciolando abbastanza sto schermo. Ho un'idea! Mi casca l'occhio, perché l'interazione con voi è troppo preziosa, quindi quando mi blocco, vi guardo. Allora, immagine nera, black. Adesso vi faccio vedere come metto... Ora vi faccio vedere come tengo la chat. Ecco. Adesso vi faccio vedere come tengo la chat. Porca miseria. Anche quando non proseguo, adesso vi faccio vedere come tengo OBS. Siete pronti? Ok, ora non vedo neanche la mia facecam e non vi leggo nemmeno. Anzi, lo faccio temporaneamente. Ecco. Adesso questo è il mio OBS. Basta. Basta. Mi copro. Basta. Ecco. Immagine nera, black. Basta. Porca miseria. Basta. Devo resistere. Allora. Comunque sì, è un po' come... parlare in antico italiano feudale, no? Forse dunque dovrei ricercare un nuovo... capo. Ma non è vero, perché lui non mischia le parole. Lui semplicemente è un po' come Cattivic, cioè aggiunge o toglie. Mamma Miba, benvenuti alla Top Bakery. I nostri speciali chef cuociono a spirale tutte le bontà al top della loro classe. Athi apprezza questo posto. Spera che tu possa trovare tanti letti da ispezionare. Oh, perderai il tuo titolo di Bad Inspector se non ne ispezioni abbastanza. Oh. Ma non c'è lui. Non c'è lui. Oh, sono il cuoco Lancer con i baffetti francesi. Provate i miei deliziosi biscotti a forma di mano. Oppure formati a mano. Sono liberi. Sono gratis. Per un prezzo. Qual è il prezzo? $0. Vi pronuncio ora
biscotto e moglie. Lancer Cookie. Ok. Ah, ne è già uno. Aspetta. Mi sto ancora rigenerando dal precedente. Bene, bene. Benvenuti alla Top Bakery. Io sono il... Dio santo. Io sono il fabbro di questa pasticceria. Mamma Miba. Guardate come è scritto Mamma Miba. Malice. Non conosco l'uso di nessuno di questi strani strumenti, ma utilizzando le mie abilità posso fondere i vostri oggetti per crearne di nuove. Ma quindi sta diventando non soltanto una gag, ma una meccanica di gioco alla level 5? Non ci posso credere. Deltarune sta diventando... Deltarune ha forse intenzione di diventare un vero videogioco GDR completo? Undertale e il capitolo 1 di Deltarune non lo sono mai stati. Cioè, vi spiego. Gli equipaggiamenti in Undertale sono pressappoco ininfluenti. Sono più trama che altro, sono più gag che altro. E anche in Deltarune Chapter 1, i negozi e quello che vi fanno trovare in acquisto o attraverso tesori e segreti è tutto molto superfluo, non è importante, non ti crei certamente una build, né fai craft segreti o combatti davvero, salvo esagerate sfide alla Jevil. È solo una sorta di puzzle per fare lo spare o un piccolo bullet hell per schivare i colpi. Ma già rispetto ad Undertale, Deltarune ha molte più meccaniche di gioco. Ha i punti tensione, ha la difesa utilizzabile per accumularli, la possibilità di fare schivate all'ultimo secondo e dei veri e propri turni o combo alla Chrono Trigger. Ok? Mi dispiace non leggervi adesso, vorrei sapere cosa ne pensate, ma ho questa bella macchia sulla chat. Possibile che capitolo dopo capitolo, o magari anche solo in questo 2, possa diventare un videogioco che abbraccia completamente anche il suo genere, volendosi complicare? Party Dojo? Dimmi che c'è un minigioco dentro. Cosa? Oh! Benvenuti a Sabaku Town! Aspetta, ma Sabaku è il salvataggio? Oh, così ho sentito che si chiama. Cosa? A pensarci bene. Benvenuto anche a me! Penso che ci divertiremo a vivere qui. Grazie a te, comandante, siamo stati liberati. Io qui dichiaro oggi la giornata nazionale di Ham Sandwich. Ah no. Sì, la giornata nazionale della indipendenza Ham Sandwich. Va bene. Questo tizio sembra sempre che stia apprezzando la vita più di me. Forse perché è di un livello più alto? Cos'è? Una denuncia sociale? Cosa sto guardando? Sono veramente tutti! E lui chi è? Sembra che combattere non fosse nelle nostre carte. Fortuna per te. Spero solo che tu non incontri i miei amici. Questi sono i danari, i quadri. Super boss? Possibile. Elisa, Buffo, Olosenol, Keirio, Lobo Beats,
Gorix, grazie, welcome back e del supporto. Vi leggo. È un letto per tre persone. O per una persona a tre teste. Ehi, boss. Sono così felice di avere un così caro boss. Potrei perdere una lacrima, potrei far cadere una lacrima, ma non lo farò. Sono solo, sono al lavoro. Piangerò a casa con i bambini. Boss, sei forte, ma c'è sempre tempo per imparare. Il prossimo step dopo i tutorial è l'allenamento. Quindi io e i ragazzi abbiamo fatto insieme un dojo. Completa le nostre sfide di combattimento e ti daremo dei premi favolosi. Ti prego, sì, ti prego. Ti prego. Ti prego, sì. Oh mio Dio, sì. Ti prego, fa che sia vero gameplay. Ho una voglia pazza di combattere. Jigsaw Joe. Prize? Ma come Joe's life savings? Ma gli rubo i risparmi di vita? Va bene. Boss! Puoi agire e risparmiare nello stesso turno. Sì, è vero. Se conosci il fatto che l'act di Chris darà al 100% pietà disponibile, fai spare con Susie o Ralsei. Oh mio Dio! Però non possono dirmi che non ci sono conseguenze nell'uccidere tutti. Allora, ok, magari non ci sono più playthrough diversi. Ok. Ma se la città rimane vuota, non ci sono solo dialoghi in meno. Ci sarà qualcosa. Ci sarà un extra, una reazione dei personaggi. Cioè, tutto quello che fai non ha conseguenze. Per il finale, forse. Ma il viaggio verso quel punto è per forza diverso. Voi, nel capitolo 1, durante la riscoperta in chat, mi avevate detto che il capitolo 2 avrebbe aggiunto più conseguenze, no? E modi di giocare. E questo è per forza uno di questi. Pestalo per guadagnarti i suoi risparmi. Boss, non aspetto, non ascoltare quello. Quello è l'act sbagliato. È l'act sbagliato. Aspetta un secondo! Devo ricordarvi un'altra cosa! Boss, funziona allo stesso modo per quando stanchi un nemico. Se un atto lo stancherà, puoi usare comunque il Pacify nello stesso turno. Sleepy Story. Susie ha raccontato una storia della buonanotte al nemico su come sarebbe stato pestato. Il nemico si stanca. Sì, ma... questo capitolo 2 sembra star facendo
ciò che più avrei mai desiderato potesse fare, ossia non essere semplicemente un lavoro continuativo diviso in capitoli, ma un vero e proprio sequel. Perché le animazioni sono tutte migliorate. Il combat system sembra aver avuto una revisione. E Toby Fox, essendosi arricchito attraverso Undertale, non ha voluto aprire un Kickstarter, ma vorrà vendere i capitoli 3, 4 e 5 ad alto costo. Che poi voglio proprio vedere alto costo cosa intende, secondo le sue stime. 40? 30? Non credo proprio di più, forse meno persino. È incredibile. Cioè, se ci fosse stato un Kickstarter dei capitoli successivi al 2, mi ci sarei fiondato come una scheggia, avrebbe fatto milioni di dollari. Li ha fatti comunque. Però adoro il suo modo di lavorare, adoro il suo modo di creare. Chissà se si sente una merda anche lui, come io con l'anima oscura. O se legge i commenti in cui lo fanno sentire una merda. Vabbè, anche se non si ferma mai. Allora, dunque. Claimed. Grace Challenge 1. $100? Grace! Wow! Perché non ho il... Ah, c'è, eccolo. Ah, devo andare al massimo. Devo andare a 100, certo. Ecco perché dici, ecco perché Grace. Esatto. Esatto. Ah, ma te lo spiega proprio così. Ma che figata. Completismo per sempre. Clover rematch. Come? Ecco, get, cioè, te lo spiega pure. Te lo spiega. Learn how to spare like a champ. Vabbè, ok ragazzi. A volte ho voglia di spostare il nero, vi giuro. It's not Clover's birthday anymore. She won't go easy on you now. Club sandwich. Ma aspetta, no. Ho spazio negli oggetti? Sì. Check. Ok. Nice to see you again. This time you die. Please ignore them. Ignore them. Whoa, 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 whoa. Figo. Topic long. Longer time to guess. Time 10. Choose a topic that Clover likes. No, non birthday. No thanks, wrong. Is it that bad? Ma guardate l'espressione. No, ma è bellissima sta cosa. It's okay. No, la terza testa. Quanto bene ci conosci? Non sai niente, idiota. Guns. No. Ovviamente no. C-
Cazzo, non è... Forse devo studiare un po' della sua lore. Quanto mi piace il combat system. Non ne azzecco una! No, mi ha preso! Ai, ai danni! Ammazza che danni! Ah, ci picchia! Ah, le piace! Gli piace! No, oh, pelo! Beh, certo, ovvio! E se uccidi qualcuno qui? As promised, here is your reward. Abbiamo raggiunto la quota del nostro buco, quello in cui abbiamo gettato il dollaro, ricordate? Adesso parliamo del nostro. Era buio, pieno di buissimi e oscuri dollari. Ok. Riempito e cibato dalle subscription dei nostri follower. Lavorando duro. Nessuna banca, nessun prestito. No bank, no lender. Ma lender non è quel tizio che presta. To lend non è prestare qualcosa. Sposto lo schermo nero. Presta, sì, prestatore. Infatti, ok. Vabbè, sono autonomi, insomma. Ho spostato un po' il nero. Vi leggo in piccolissimo. Sì, parla in strano per le rime. Ah, ok, adesso, ok, vi ricopro. Ok. Hitbo. Shots aren't always... Vabbè, certo. Più sono grandi, meno di preoccuparti. Verrai colpito soltanto se stai un po' dentro di loro. Va bene. Bellissima sta cosa. E se per caso torno fuori? Chris, devo mostrarti qualcosa al castello. Ok. Oh, è davvero una bellissima città, grazie. Quindi perché sono da solo qui? Un po' di riflesso, di riflessione personale di... Vabbè. Ah sì, ah ok, non c'era una battuta sulla forma. Speculare. Realizzo che ero un po' un codardo prima, quindi volevo dire, insomma, lo sono ancora. Oh, mie carte, non posso gestire la società. Per ora vivrò sulla cima di questa collina. Quando sono pronto per la società, tornerò. Grazie per la casa meravigliosa. Non la userò. Ma è asceso. Quanta ciccia ci può essere in questo capitolo 2 se solo l'inizio è così? Mr. Society se n'è andato, eh? Ricordo che sapevo che sarebbe successa questa cosa. Non è colpa vostra. Tornerà in una giornata. Senza alberi, devo prendere i miei nutrienti mangiando vestiti. Questa è la via del verme.
Susi! Non potevo resistere dal cercare di mangiare Ralph, scusate. Oh, salve. Mi piace essere così. Non dirlo a nessuno. Ma ha rubato i corpi degli altri! Mepnos, welcome back. Grazie di cuore. Damixan, benvenuto nella Covenant. Shop. Oh! Torno presto. Non pensavo di trovarlo subito. Va bene. C'è proprio la città. Siamo su una zona sopraelevata, eh? È un inizio nuovo per noi qui. Tsukiri. Tsukiri. È una onomatopea giapponese? Oh. E quindi siamo qui, eh? In un nuovo mondo. Oh. E appena dopo la sconfitta, lo sconfiggere quel clown. Incredibile. Oh? Cos'è? Oh, sembra che vi abbia dato qualcosa. Oh, giusto, sì. Probabilmente non lo avete notato. Quel cristallo è quasi invisibile. Ma lo avete tenuto fino a questo punto, tutto questo tempo. Ecco. Lo prendo io per valutarlo. Oh, incredibile! Pensare che avesse un cristallo d'ombra. Sapete, i cristalli d'ombra sono chiamati così perché puoi vederne solo essa. Chiamatela una premonizione, ma credo che potreste trovarne altri. Se continuate a sconfiggere avversari forti come lui, si intende. Oddio, questa cosa. Io bramo per queste cose. Super boss ogni capitolo in cui accumuli artefatti utili per poi in quelli avanzati sbloccare cose. Io... Give it to me. Datemene altri. Oh mio Dio. Io sono i miei... Sono i miei punti deboli questi. Mamma mia. Uno dei vantaggi più affascinanti di avere un gioco a capitoli. Che spettacolo. La moderatrice mi chiede: Mike, in caso dovessero esserci scelte alternative, preferisci fare salvataggi separati? Sì. Esattamente. Voglio fare salvataggi separati. Quindi quando c'è qualcosa da non sovrascrivere, mi verrà notificato. Oh. Ne varrà la pena, eh? Ma in realtà... non ho alcun bisogno di comprare delle armi. Volevo andare avanti io alla pasticceria, ma qualcuno ci sta già lavorando. È un bar che serve pasticcerie. Che disgrazie.
Che disgrazia. Che cosa più... Quale cosa terribilmente umiliante accadrà dopo? Price? Mamma mia! Mi hai riportato la torta. Non dimenticherò mai la vostra gentilezza. Ogni giorno vi darò... Dizzing, i dizzy. Dizzy vuol dire con i brividini. Cioè non è chills, però I feel dizzy, sono quasi le vertigini. Quindi gusti rabbrividenti, gusti, mamma mia, cose buone. E ogni giorno diventeranno più forti. Oh, questo è il potere delle braccia del pasticcere. Ok. No, poverino, ma non vuole lavorare qui. Ma non vuole lavorare qui. Cosa? No, non è possibile. Toby Fox? Cioè, se avessimo ucciso, non avremmo avuto... Ah, ok. Quindi è davvero il suo migliore amico. Ok. Non si adatta a tutti. Va bene. Ci sono interazioni. Ci sono interazioni uniche. Cavolo. È come a trovarle. Quanti ne ho? Ma in che senso? Posso... Avendoli... Ma posso... E la Peppa! Quindi tu... Quindi non lo aiutano a... A lavorare. Non è un minigioco per fare meglio il lavoro, Ma quindi io posso veramente fare i pasticci enormi qua. Ok.
Ok. Ok. La città del castello si è trasformata dal potere dell'amicizia. Se ti riempi con il potere dell'architettura basata sull'amicizia. Storage, no! Recruits, recruits. Non ci posso credere. Ecco come ha fatto a darmi l'oggetto, avevo dei dubbi. Ma il fatto che lui migliori il dolce ogni giorno, cosa significa? Cioè, ho modo io, devo spostare. Ogni giorno significa che io dovrei usarlo. Ma è incredibile questo inizio di capitolo. Ok, d'accordo. Se risparmi qualcuno, verranno... recruited. Assoldati. Le recruit appariranno nella città. Chissà cosa accadrà se lo fai con tutte. Alcuni boss sono esclusi. Ok. Sì, ma che hai po'? Vuoi soltanto flexare la casa gigante, eh? No, 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 no. Quello che volevo mostrarvi è sopra. Sì, ma perché Ralsei si è beccato il... Oh, ho quasi dimenticato. Qui è dove cucino. Cucini tutto dentro una gigantesca pentola da strega? Un vaso da strega? Ma certo! Un calderone... Ah, la cucina del... La cucina in calderone è molto conveniente. Prendi. Perché i vecchi re sono tenuti in prigione? No. Sta violentemente proteggendo la prigione. Siamo ancora dietro le sbarre per qualche ragione, ma va bene. Siamo arrivati ad amare questo posto infernale. Dove ci vestiamo come animale. Abbiamo deciso di vestirci come re. Scambio culturale. Hanno le corone. Questa è una bella prigione. Ma è un cricito gigante, praticamente, il re. Oh, innocente. Siete venuti a umiliarmi? Hell yeah! Suca, vecchio! Perché ha una gigantesca fontana per l'acqua? Gelosa, eh? In ogni caso, è mio figlio felice. Come se ti importasse. Lo stavi per gettare giù dal baratro. Ah. Il
il tuo pregiudizio ha reso il mio bluff troppo efficace, credo. E in ogni caso, anche se lo avessi lanciato, lui semplicemente sarebbe rimbalzato. Mio figlio è... Mio Dio! Oh mio Dio! Oh! Mio figlio è una piccola... zucca rimbalzina. Oh! Ok, Ralsei. Mi sono molto preoccupato da tutto quello che vedo, comunque. Perché c'è... Perché c'è il logo dell'anima su quella porta? Cosa ne sai tu del logo dell'anima, Ralsei? Ho una sorpresa. Sono le nostre stanze. Ho fatto stanze per voi nel castello. Oh, stanze? Così potete stare qui quando volete. Sarei felice se questo posto potesse diventare come una seconda casa per voi. Un posto in cui potete andare indipendentemente da quello che succede fuori. Daremo un'occhiata. Le stelline le ho anche qui, le adoro. Ha cambiato i colori del tappeto. Ha creato un tappeto con la Delta Runa. Con la runa a Delta che rispecchino noi. Che rispecchino noi. Ultra Angelic, grazie. Lanzo Tech 93, Solid Chris, Mahala Eva, Chokrai. Welcome to the Covenant, grazie di cuore. Benvenuti e welcome back. Il manuale. È dignitoso per un ispettore di letti. Chissà cos'è quella targa sopra. Ok. Perché? Per quale motivo? È la tua stanza ad avere la muffa? Perché l'abbiamo mangiata? E Susie, questa è la tua. Ho cercato di fare qualcosa che ti sarebbe piaciuto, ma puoi metterci quello che vuoi. Spero davvero che ti piaccia. La mia stanza. Beh, credo che sia piuttosto figa. La mia stanza, così. Quanto ci hai messo a fare una cosa del genere? Beh, da quando ci siamo salutati, io... Oh. Sei davvero... Ma Winnie non è lamentone? Vediamo un po', Winnie. Ah no, oddio. No, vabbè, significa imbranato, incapace, scemino. Caga sotto. Vabbè, sì, ok. Va bene, sì, è un piagnone. Lo sai? Credo che le piaccia, Chris. Geloso che ho preso la stanza figa, eh? Guarda, Chris. È un guardaroba pieno di cose spinose e pericolose. Tutti i vestiti si stanno facendo a pezzi a vicenda. Sì! Geloso, Chris? Come? Non riesco a immaginare che tutto vada in vacca.
Ora finalmente posso pugnalarmi mentre dormo. Un po' di convenienza. Wow, c'è di tutto qui. Ma tu... Oh, e anche cibo. Susie, tu non hai mai letto il manuale, quindi te ne ho messo uno qui per te. Grazie, lo leggerò prima di andare a dormire. Perché mi farà venire sonno. E Lancer? È un buco fatto ricreazionalmente. C'è della salsa sotterrata qui. Hai trovato 20 rupie. Purtroppo non è una valuta utile qui. È qualche strumento per scavare. Lancer, non crederai quanto è fica la mia stanza. Una stanza... Sì, figa come te? Wow, pazza come te? Wow, voglio vedere. Io continuerò a creare buche finché non la raggiungerò. Ma ha una porta, sai? Una porta? Wow! Hai proprio esagerato, ti sei proprio permessa il lusso. Adoro che il mio pavimento è pieno di buchi. E la sua stanza è come... No. Era per la bici. Non è possibile. Usava il letto per la bici. Sono dei segreti qui. No. Ma... Cioè... Però lui è... Si circonda di bianco e nero, ricordiamocelo comunque. Picche, quadri. Noi invece abbiamo stanze piene di colore, anche se monocromatico quasi. Neanche più di tanto. Ehi, Ralse, che c'è qua su? Oh, solo altre stanze che sto rinnovando. C'è la tua, quindi? Ah, sì, solo che non l'ho ancora pulita abbastanza. Uh-huh. Come se avessimo bisogno di vedere la tua collezione di occhiali nerd. Work in progress. Capitolo 3 o più avanti nella trama? Ok, quindi che facciamo adesso? Oh... Sentitevi liberi di esplorare la città fino a che non siete pronti ad andare. Fa molto casa di Toriel questa cosa. Ma Liv... Non so se si intende... Ma non è fresca di calderone? Aspetta, Chris, stiamo andando via, ma siamo appena arrivati. Dai, non voglio andare a fare il nostro progetto di gruppo. Oh, avete compiti? Bam. Susie, Chris, dovete farlo subito, la scuola è importante. Vi espello da questo regno fino a che non cominciate il progetto. Va bene, lo farò. Jeez. Susie, non ti preoccupare. Vengo ad aiutarti anch'io. Aspetta, Lancer, tu non dovresti... Troppo tardi, gentil ragazzo. Kind boy. Friendship for me. Cosa? Cosa? Dove è andato? Non ti preoccupare, sono entrato nel tuo inventario. Adesso potrò andare nelle tasche... Potrò uscire con voi nella tasca di Chris. Non ho capito cosa significhi, ma ok.
Non spaventatevi, non spaventetevi. Io anche posso assistere. Assistare. Stiamo bene. Certe. Come un... gruppe. No, ma cosa? Rulx è diventato un key item anche se nessuno lo voleva. I will also join. Chadstar. Guarda come cammina! The original Starwalker. È diventato un oggetto chiave. Ok. Let's get going. Buona fortuna da oggi, Chris. Ci vediamo presto. Comincio a riflettere su una cosa. Cavolo, sembra che dobbiamo proprio farlo questo progetto, eh? Beh, almeno abbiamo Lancer, no? Lancer? Dove sei? Alla fine ha marinato, eh? Quindi, dove dovremmo farlo? La libreria? Oh, giusto. Ah, rules. Ma certo. Chris, since chapter 1. Arma matita. Due monete, un dollaro in più. Oh, Chris! Stai andando a fare il tuo progetto? Oh, mi hai chiamato per aiuto? Andrò a cercare i tuoi... i tuoi tubi per la colla fatti in... homemade scented, profumati. Si è fatto dei tubi per la colla profumati a casa. Oh, è un partner questa volta. È meraviglioso. Ah, perché l'altra volta l'aveva fatto da solo. Oh, mamma mia. Spero che gli piacciono. Fantastico. Ok. In admiration. Ok. Questa è chiusa. The door is locked. Non ci sono più giocattoli qua. Il trono degli dei cresce sempre di più. Questa polvere, o meglio, hubris è macerie. Hubris non è tipo hubris è macerie, sporcizie, cos'è? Hubris. Dovrebbe essere tipo... arroganza? Davvero? Hubris? Ah, forse lo confondo con debris. Mi sa che l'ho confuso con debris. È una... descrive una personalità estrema e eccessiva. Superbia, arroganza. Ah, ecco, ora ha senso. Ok, prendo atto, ho imparato qualcosa.
Ecco perché, perché sta continuando ad alzare. Ok. Era lo sfondo del desktop, praticamente. Amo le lumache. Come potrebbe andare meglio oggi? Io... cioè, lo sta facendo davvero. Lo sta facendo... Diamine. Stavo semplicemente direzionando il traffico, no, come sempre. Quando un piccolo cane che guidava una macchina giocattolo si è fermato in mezzo alla strada e ha cominciato a fare ciambelle. Nel caos... tutte le macchine si sono accartocciate l'una sull'altra. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma... i cittadini ordinari come te devono andarsene subito! Devo fare dell'heavy lifting qua! Ah, non mi interrompere! Ok, questo sì che è un modo smart di non farci esplorare la città adesso. Ok, siamo qui. Scuola. Ah sì, il maledetto progetto di scuola. Teens own libri. Dio, cavolo, ne vado pazza. Ehi, Chris, dove diavolo sono tutti? Qualcosa sembra fuori luogo, fuori posto. Al diavolo, giochiamo semplicemente a Space Pinball nel computer lab. No. Come? L'interno dello sgabuzzino? Chris, non pensi che questo potrebbe essere un altro Dark World? Bene. Credo che questo significa che non possiamo cominciare il nostro progetto. A meno che... sai, Chris, se c'è una fontana oscura qui, la puoi sigillare e tornerà a essere il laboratorio del computer, no? Quindi, che si fa, Chris? Let's go! Yeah! Lasciamo stare convenevoli, non facciamo finta. La nostra ultima avventura è stata fighissima, no? Non ho mai potuto smetterci di pensare. L'inglese a volte non puoi tradurlo leggendolo in tempo reale. Se lo leggi in italiano, se lo leggi in inglese sì. non potevo smettere di pensare di averne un'altra. Non so cosa c'è qui dentro, ma... non possiamo vivere se non lo scopriamo, vero? Dai,
Chris, andiamo. Sì, ma... questo è molto inaspettato. Cazzo. Questo significa... questo significa... Grazie, buffo. È vero, nella libreria c'era il doggo che stava sviluppando un gioco. Però... Staffa, welcome back. Egregio Camillo, grazie. I'm Nabbo, Andima. Bentornati. Ragazzi, questo significa... che la cantina in cui si sente la background music di Gaster rallentata del 666% è un Dark World e forse è uno di quelli più importanti e segreti di tutti. È un Dark World, per forza è un Dark World. E ho davanti a me la macchia della chat, ma sono curiosissimo. Comunque, questo è nuovo. Questo è nuovo. È tutto digitale qui. Dark World? I cavi! Ah! Sono stati. Ma cosa siete? Tutti sono stati. Salvaci. Starà per la regina? Nah. Qualcuno mi aiuti. Noel? Qualcuno, per favore. Susie? Ah, è davvero Noel! Non è un personaggio che assomiglia a Noel. È una versione principesca di Noel perché è entrata nel Dark World ed è diventato un personaggio fantasy. Allora, io adesso, se non ordino una pizza, non ceno. Quindi, nel mentre ordino una pizza, mi permetto di rendere questo momento non da tagliare all'interno del VOD per dirvi una cosina. Cercherò di far sì che questa cosina che vi dico non vada a cambiare i ritmi di chi apprezza contenuti diversi. Quindi sotto questo punto di vista starò molto attento a darvi degli extra ogni qualvolta mi è possibile, così da recuperare tutto. Ma ho un'idea, ed è un'idea che secondo me è piuttosto seria. Potrà funzionare. Avrà delle conseguenze positive su quello che è tutta l'esperienza di Undertale, Deltarune, Toby Fox, eccetera. Ossia, a questo punto apro la chat... Bentornati, mi siete mancati. Allora. Ok. Allora, quello che penso di poter fare per davvero gestire al meglio Deltarune, adesso che questo capitolo 2 è blind, tutto cambia, ma soprattutto è anche molto più interessante del capitolo 1. Molto di più, perché il capitolo 1 comunque era la scoperta di un progetto nuovo che era anche fin troppo narrativo per i miei gusti. Per i miei personali gusti. Vi ricorderete che non ero impazzito per Deltarune. Ero coinvolto e curioso, molto, molto coinvolto, ma non proprio impazzito.
la cosa sta prendendo una piega più che perfetta, emozionante, travolgente, perché comincio a percepire un futuro da brivido, comincio a percepire un futuro da grande GDR. E questa è una cosa, che mi prende. Vi dico questo: visto che comunque è una serie molto prolissa, estremamente prolifica e senza alcun tipo di davvero reale fretta, che spesso ha tantissimi episodi super frequenti che vanno a compensare qualunque manchevolezza o cambio di programma, quello che ho intenzione di fare è rendere uno dei due giorni di The Binding of Isaac un altro di Deltarune, per poi farlo tornare ovviamente in sede. Dobbiamo decidere, a questo punto chiedo a Forclose di fare un sondaggio su Twitch, non a schermo, se preferireste sabato alle 18 o domenica alle 10:30 di mattina. Quanto siete belli, tutti eccitatissimi. Grazie, ragazzi. E ovviamente, con tutti gli extra che ci sono di The Binding of Isaac, non succede niente. E poi è una serie che è già in processo da tempo, no? Insomma, abbiamo avuto delle gran partite. Si può anche togliere una. Siete fantastici, ragazzi. Vi adoro. Ma questa gioia? Bantolo, grazie. Welcome to the Covenant. Sì, dopo The Binding of Isaac c'è Hades. Exacta. Ammazza, mi ha preso il Face ID di profilo. Vediamo un po'. Ah, sabato quindi. Ok. Potete interrompere il... È quasi unanime. Però lasciamolo aperto. Tanto dura il tempo che dura. Allora. Omori non lo so quando, perché dura molto. E dovremo parlare di questo in un Just Chatting futuro. Parleremo probabilmente domani anche di questo. Parleremo degli orari, faremo un planning delle cose che arriveranno. Però per ora ho ordinato la pizza. Andiamo. Susie? Figo che tu sia qui, solo... Aspetta, via, andate via di qui. Forse vai via di qui prima che sia troppo tardi. Oh, ma no, la damsel in distress. Noel! Era sua la risata, non era di Jevil. I cuori! Sentite! Ok, questo è il vero Deltarune che comincia. Nuovo personaggio, nuova host. Tolgo la chat, sì. Fatto. Oh mio Dio, questa è la creatura di cuori. O forse no, forse non è un mazzo di carte. È vero che ha al volto che sembra un cuore, perlomeno gli occhi, ma gli Hathi sono i cuori. Anche qui, molto Undertale. Oh, of a study session! Ma che diavolo sei? Sono conosciuto, o conosciuta, come serial number Q5U4EX7YY2E9N. Ma voi sciocchi bambini potete chiamarmi? È lei allora. Regina. Attenzione.
Quindi gli affi sono i cuori, lei è la regina. Sì, come se stessimo, insomma, se chiamassimo te regina. Q5U I... La smetti di fare il linguaggio asci? Regina. Beh, guarda, regina, noi non siamo bambini. Stupid. Being stupid. Gli adolescenti sono solo bambini più grossi. E gli adulti sono bambini ancora più grossi. Non rende questo un bambino anche te? No. Io sono un computer. Furbo, quindi. Gli esseri umani sono stupidi e poi grossi stupidi. Computer? Beh, grazie per lo stimolo, ma devo andare via. Addio. Aspetta, aspetta! Perché hai catturato Noel? True. No, vabbè, ma... Ma... No, ma... Ma cosa sto guardando? Smart. Avrei catturato anche voi, ma sono... Oh, mi sono finite le gabbie. Perché catturare? Oh, così che lei possa diventare la mia pedina volontaria nella mia quest per il dominio globale. Oh, poi magari potrei anche rendere la sua faccia quella di un robot. Cosa? Perché? Sembra fico. Bene, dimenticalo, coso. Nessuno trasformerà la faccia di nessuno in un robot. Potrebbe questo essere uno statement di anonima di discordanza, di insomma di dissenso anonimo? Oh? Vuoi combattere, perdente? Sì, 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 dai! Oh, beh, ciao! Aspetta, aspetta! Ma è una figata. Ma le gag, i personaggi, le animazioni, ma anche i testi sono tutti figli di un'introduzione un po' lenta avuta in Deltarune. Porca miseria. Werewars. Swung in Werewires, come werewolf, insomma i cavi mannari. Tired? Davvero? Sono stanchi, ma non possiamo fare pacify, quindi sono, perché in realtà non sono cosciente. Controllati dai cavi della regina. È come un sonnambulismo attraverso un incubo. Cosa? Ah, ma perché... Ma guarda, l'animazione è unica. Completamente incomparabile ad Undertale. È incomparabile ad Undertale. Perché ci stiamo snodando. È un attacco diverso, quindi. Ah, no, ok.
spettacolo. Oh, recruit anche qua. Quindi puoi gestire. Non ci credo. Da solo ha fatto un attacco nuovo. E tornano normali, quindi noi avremo la creatura pucciosa. Quindi possiamo fare... È un bestiario, fondamentalmente. $200. È un bestiario. Fio. Bel combattimento dopo così tanto tempo. Ok, adesso andiamo a recuperare... Ribecchiamo la regina, riprendiamo. Oh, cavolo. Oh, no? Cosa? Si sono calmati? Ho solo usato la mia magia pacificazione per metterli in sleep mode. Ralsei, sei qui. Ho percepito una presenza oscura e sono corso. Sembra che una nuova fontana oscura sia apparsa. Ralsei, hanno preso Noel. Maledizione. Cosa stava pensando di fare nel nostro Dark World? Se non facciamo qualcosa potrebbe... Non ti preoccupare, Susie. Tutto quello che dobbiamo fare è sigillare la fontana. Sì, sì. Non posso lamentarmi o essere arrabbiata per un'altra nuova avventura, no? Andiamo, Chris. Quindi, presumendo che Ralsei non possa raggiungere il mondo della luce, cosa che metto in serio dubbio, è comunque in grado e ci spiega, se vogliamo credere appieno a ciò che dice, di spostarsi fra le sfere di influenza delle fontane oscure. Quindi abbiamo diversi Dark World che sono però interconnessi da questa oscurità, probabilmente, e Ralsei può viaggiare fra essi, fra esse. Tuttavia, Ralsei, da una parte mi sembra un personaggio molto buono, molto positivo, sinceramente positivo. Allo stesso tempo, se putacaso ottiene ancor più vantaggi al sigillo della seconda fontana, comincio a dire che potrebbe non essere il caso. Potrebbe succedere qualcosa. Ma che cosa?
Incontri casuale? Ottimo! Per un attimo pensavo che la freccia in alto che si cambiasse in posizione fosse un aumento delle passive coccolose di Ralsei. Sì, ma è incredibile. Anche perché non è vero 3D, ovviamente. Quindi posso farmare? Non riesco a incastrare il personaggio. Posso trovare le altre creaturine? No, mi sa che non era... Forse non era casuale. Mi sa che non era casuale. Mi sa di no. Altrimenti sarebbe rarissimo. Oh, Chris, è una cyberpedia liberamente editabile. Aggiungo un entry. Ralsei ha scritto un articolo sul perdere le recutere. Certo, da ora in poi sconfiggere i nemici con violenza li renderà persi. Nemici persi non possono diventare reclute mai più. Ma
ci dà un motivo per voler combattere. I legami che rompi ti possono rendere più forte. Da ora in poi, Ralsei... Oddio santo. Va bene. Recentemente qualcosa chiamato internet sta avendo un outage. Outage significa che non sta funzionando? Outage significa che non va più? Eh sì, un'interruzione. Qualcuno dice che il segreto per la consapevolezza della regina nel fare le cose. Da allora sembra che sia diventata piuttosto estrema. Sono solo sinceramente interessato in gatti digitali pucciosi. Non credo che internet abbia niente a che fare con questo. È tutto Tuskus. Miau, 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 miau. Dai, dai, tutto ok. Piccoli gattini. Ma questo non è il modo normale con cui parla. Miau, 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 miau. Se non sono casuali, esplorare è importante per il completismo anche dei mostri. Lucenti! Non ho visto molti di voi recentemente. Se non lo sapevate, un dittatore, insomma, un tiranno, un cattivo sta prendendo possesso di questo mondo. Non mi piace molto la politica. Non ho opinioni su questo. Se provi a parlarmi di politica, non potremo fare altro che combattere. Noel cara, diventa il mio volontario pedone, insomma il mio minion, la mia schiavetta, e ti libererò. Tutto quello che devi fare è premere sì sul documento di rilascio pedone. Peon! Peon è un po' che qui si impara. Allora, è un po' qualcosa di buono. Non puon, che cos'è la borsa. Peon. Sì, 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 uno schiavo. Esatto. Esatto. Perfetto. Allora. Io ho paura. Oh, non hai mai firmato un documento prima? No, no. È tutto il resto che è spaventoso. Per favore, abortisci il tuo protocollo tristezza. Ti ho detto di diventare un pedone. Sarà fico. Noel! Susie! Chris! Non preoccuparti. Non ti lasceremo rendere la tua faccia robotizzata. Cosa? È qualcosa che mi faranno? Oh, pensavo che lo sapessi. Oh, cara. Questa doveva essere una sorpresa. Oh, beh. Era il rumore dell'ascensore, del lancio o l'urlo di Noel? Aspetta! È piuttosto problematico. Un pedone deve essere volontario di assistere me nella dominanza del mondo, nel dominio del mondo. Se solo lei avesse qualche altra pedina per incoraggiarla, come lei, al suo stesso livello, insomma, sì. Un'altra... So, quindi? E quindi cosa? Voi, tizie, ehi... Siete tipo... facendo qualcosa? Vorreste diventare schiavi anche voi? Non ti aiuteremo!
Oh, guardate la faccina. Ah, capisco. Cioè, serve un protocollo di cambio di idea. Un gigantesco arcade? Vi umilierò in uno scontro di... attraverso un semplice diversivo per bambini. Con il vostro ego distrutto non avrete scelta che non sia servirmi. No, pure lo schermo. Ma che diavolo, non ho mai giocato uno di questi prima. Ma Chris è piuttosto bravo ai giochi, no? Oh, giusto, Chris, dimenticavo che eri un nerd. Mostraglielo. Ce l'abbiamo, Chris. Siamo i buoni, no? Tutto quello che devi fare è capire un modo per barare. Sono scommetto che sei bravo ai videogiochi, vero? Gaming is my life. Oh, wow, wow, Chris, la tua passione è incredibile. Ma questa era la risposta più monotono che abbia mai sentito in vita mia. Non se l'è tolta, ovviamente, l'anima. Il cuore. It's not my birthday. Perché è andata avanti al completo. No, è incredibile. Ora cambia forma e si mette... Incredibile! La vostra trasformazione sta combinando tutti i vostri punti deboli! Oh mamma mia, efficienza di distruzione dell'ego al 300% è in salita! Cominciare combattimento virtuale. Ma veramente, possiamo giocare? Cosa? Press O, A or B if you dare. Voi, forme di vita, avete ecceduto le mie aspettative. Vi offrirò un nuovo, eccessivamente benevolente compromesso. Assimilatevi dentro la mia cyber army e ci sarà soltanto un 50% di chance che io riprogrammi le vostre facce. Per favore, scegliere la vostra decisione. Morire nell'orrore dell'assoluta distruzione, indecio, nella fredda, il gelida. Or, fiorite sotto il caldo ventre del mio regno infernale. Possum?
Ok, inseguiamola. È incredibile. Non mi sarei mai... Ora vi sto leggendo. Non mi sarei mai aspettato così il capitolo 2. Mai. Mai, 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 mai così. Mai così. Perché... i minigiochi extra, le meccaniche. Ed è a malapena l'inizio. Non hai idea di quanta ciccia ci sta. Ecco cosa ha detto, cosa intendeva quando disse che ci ha messo molto tempo per anche la densità di cose. E come la cosa crescerà al punto da rendersi ovviamente impossibile da gestire. Ho preso la pistacchio, no, ovviamente. Ed è solo l'inizio del capitolo 2. Punta sempre in alto il Toby, mi ricorda qualcuno. Bulfango, Fepask, El Faron Chaperon, John Mastro, Zexstar, grazie. Allora, io ho già annunciato le live di questa settimana. Quindi questo sabato abbiamo Isaac. Non facciamo strani cambiamenti in corso d'opera, ma dal prossimo abbiamo Deltarune. Quindi adesso avremo Deltarune il 28 e poi il 30. Però questa live, che è durata 3 ore, la trovo splendida. Era Punch Out, sì. Io non ho mai visto l'arcade di Punch Out, ma il gioco era palesemente Punch Out, e quello sì che l'ho riconosciuto. Fichissimo che abbia preso il design di Punch Out. No, ma soffrirò anch'io come un pazzo ad aspettare giovedì, ragazzi. Questa roba è gigantesca. Cioè, è quello che desideravo. E il fatto che possa crescere con gli altri capitoli è... è qualcosa che speravo di poter vedere. Sono sinceramente preso ed emozionato. Sono proprio contento, accidenti. Davvero tanto, e grazie, grazie per le iscrizioni. Penso proprio che domani chiacchiereremo un po' su questo. Perché domani alle 17 c'è il Just Chatting. Siateci. Voglio chiacchierare un po' con voi. Specialmente dopo oggi che non l'abbiamo fatto per niente. Sterapnor, Steraptor, grazie. Noi, signori, ci aggiorniamo presto. Perché adesso abbiamo davvero, davvero un'aspettativa a sorpresa abbastanza inaspettata.
alla prossima, che è le 21.30 di oggi. Veteran Run, oggi ragazzi. Oggi c'è Dark Souls 3 e anche domani. E oggi si prosegue tanto, eh? A dopo, ragazzi. Buona cena e alla prossima. Adoro. Fight!